Buongiorno a tutti quanti. Iniziamo leggendo il Salmo 102 dai versetti 13 al 22. E dice così: sì, le nazioni temeranno il nome dell'Eterno e tutti i re della terra la tua gloria, quando l'Eterno ricostruirà Sion e apparirà nella sua gloria. Egli ascolterà la preghiera dei derelitti e non disprezzerà la loro sua. Questo sarà scritto per la generazione futura, e il popolo che sarà creato loderà l'Eterno, perché egli guarda dall'alto del suo santuario. Dal cielo l'Eterno osserva la terra per udire il gemito dei prigionieri, per liberare i condannati a morte, affinché proclamino in Sion il nome dell'Eterno e la sua lode in Gerusalemme, quando i popoli e i regni si raduneranno insieme per servire l'Eterno. Sia benedetto il Signore per la sua parola. Amen. Buongiorno di nuovo a tutti, bello vedervi, è bello stare insieme, grazie a Dio per quello che Lui sta facendo, ok? In una comunità apparentemente piccola, ma Dio si serve di cose piccole, deboli per fare delle cose grandi. Grazie Marco che hai letto questo. E questo salmo, questi passi che abbiamo appena letto, non dobbiamo vederli come una bella poesia o delle scritture spirituali che ovviamente su quale meditiamo, ma dobbiamo vederla come una profezia che parla di te e parla di noi, perché nella parola leggiamo: questo sarà scritto per la generazione futura, il popolo che sarà creato, un popolo che sarà creato. Vogliamo chiedere la benedizione del Signore sulla predicazione e l'ascolto della sua parola. Padre Celeste, sappiamo che la tua parola è una lampada ai nostri piedi e sappiamo che tu parlerai questa mattina per la tua gloria. Ti preghiamo, Signore, che possiamo fare un tesoro e che possiamo, Signore, capire ancora di più l'immagine ricreato in noi, l'immagine tua in noi, affinché noi possiamo esserti fedeli in una terra che apparentemente ci sembra difficile. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dunque, qui parla di una generazione, di un popolo futuro. Il salmista che scrisse questo 2500 anni fa, lui non si rendeva conto di cosa stava scrivendo, ma noi lo sappiamo ancora. Parla di un popolo che sarà creato. Noi sappiamo che Dio in sei giorni creò tutto e il settimo giorno si riposò. L'ultima cosa che Dio creò era l'uomo e la donna. Poi la creazione cessò, non ci fu più una creazione di altre specie, di altre creature. Dio entrò nel suo riposo. Da quei primi sei giorni tutte le creature iniziarono a moltiplicarsi, a replicarsi per abitare la terra, però non è che c'era una nuova specie di creature che Dio creò dopo quei sei giorni, ok? Non venne in esistenza alcuna nuova creatura fino al giorno del Pentecoste. Nel giorno del Pentecoste, in quel giorno nacque una nuova creatura, un nuovo popolo che non è mai esistito, chiamato la Chiesa. E dal giorno del Pentecoste in poi, questo nuovo popolo, questo popolo creato, incominciò a moltiplicarsi, non in modo naturale, come facevano biologicamente Adamo ed Eva, le piante e gli animali, ma in un modo sovrannaturale, che continua tutt'oggi nel mondo e continuerà fino a che Gesù ritorna. Durante la prima creazione, durante quei sei giorni, non esisteva una persona, un uomo che poteva assistere alla creazione, non c'era nessuno per vedere la creazione. Ma dalla Pentecoste in poi,
noi abbiamo il privilegio anche di assistere a volte delle nuove creature, queste nuove creazioni che avvengono attraverso la conversione che riceve lo Spirito Santo. È totalmente un altro mondo, un altro patto, e noi possiamo vedere cose che vengono in creazione, nuove creazioni, quando una persona è convertita. Se uno è in Cristo, abbiamo e sappiamo, egli è una nuova creazione. E la persona rigenerata ha il DNA spirituale del Padre, Figlio e Spirito Santo. Non sono più che io vivo, ma Cristo vive in me. Non sei tu la stessa persona che lo eri prima che fossi nato di nuovo. E questa profezia aveva a che fare con te, aveva a che fare con noi come Chiesa, con la Chiesa nel mondo e lo scopo della Chiesa. Avanti per favore. E in Deuteronomio 6 dice: e ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato di dare ai nostri padri. Lui ci ha fatto uscire per portarci dentro. Lui ci ha fatto uscire per portarci dentro. Nel contesto qui sappiamo che Dio fece uscire Israele dalla schiavitù dell'Egitto per portarli nella terra promessa, in un luogo dove scorreva il latte, il miele, dove avrebbero prosperato, da dove il Signore, poi il Salvatore, sarebbe venuto. E il loro percorso dall'Egitto al Canaan sarebbe durato pochi giorni, ma a causa della loro incredulità, la loro durezza di cuore, dovettero vagare nel deserto per 40 anni. Lui ci ha portato fuori per portarci dentro, e nel caso nostro egli ci ha trasportati dal regno delle tenebre per portarci nel regno del suo diletto figlio, e non ci ha trasportati fuori per stare e vagare in un deserto aspettando che tutto finisce. Noi siamo stati trasportati fuori per portarci nella terra promessa, in una terra promessa, per collaborare con Dio, per essere strumenti di Gesù Cristo, a riportare tutto ciò per cui Gesù è morto e risorto, a proclamare la vincita di Gesù Cristo, e Dio ci rende collaboratori per questo. Il Signore, dall'altro, che abbiamo condiviso lo studio, cerca collaboratori, persone con cuori integri, coraggiosi, per riconquistare insieme a Lui ciò che è stato perso. E Lui, dall'altro, cerca persone che hanno un cuore integro, affinché Lui dimostrerà la sua potenza attraverso loro per portare libertà agli oppressi, per avere frutto in questa terra promessa, perché questa è la terra dove il Signore ci ha chiamato, ci ha portato dentro questa terra. Non, le cose non dobbiamo vedere solo a livello spirituale, siamo qui per uno scopo. E questa nazione, come tutte le nazioni, un giorno porteranno la loro gloria a Gesù Cristo. Infatti, il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per mostrare la sua forza, la sua potenza, in favore di quelli che hanno il cuore integro verso Lui. Allora, se vi ricordate, entro nel libro di Numeri,
Numeri capitolo 13, Dio mandò, Dio dette questo paese promesso a Israele e disse a Mosè, avanti per favore, il Signore disse a Mosè: manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan che io do ai figli di Israele. Non dici io forse darò, o se sono forti abbastanza, o se lo meritano. Io do. Concluso, basta. Dio lo ha detto, Dio lo fa. E Mosè cosa fece? Lui mandò ad esplorare, prese 12 capi di questi 12 tribù e come spie le mandò dentro il paese di Canaan. Prima di mandarli disse loro: andate su di qua per il mezzogiorno, poi salirete sui monti e vedrete che paese è. Che tipo di paese è questo? No, che noi intendiamo. Che popolo lo abita? È un popolo forte, è un popolo debole, se è poco o molto numeroso. Com'è il paese che abita, se è buono o cattivo? O come sono le città che abita, dove abita, se sono degli accampamenti o dei luoghi fortificati? E com'è il terreno, se è grasso o un terreno magro, se vi sono alberi o no? Abbiate coraggio e portate dei frutti dal paese. E Mosè diceva questo, non perché diciamo, fammi capire, aspetta, Dio ha detto me lo dà, però fammi giudicare me, perché io non è che faceva queste domande per sapere se era possibile. Lui fece queste domande per sapere come doveva affrontare la conquista che era loro. È come se tu devi già costruire, tu sai che devi costruire un grattacielo e tu i progetti sono fatti. Lui voleva sapere che tipo di lavoro andava fatto, ma non perché lui stava giudicando se si poteva fare o non poteva fare. E entrarono queste spie nella terra promessa, 12 spie, e dopo 40 giorni queste spie ritornarono e portarono con loro delle testimonianze, e uno dei quali era questo enorme grappolo di uva che due uomini dovettero portare con un palo sulle spalle. È una terra di grande benedizione, di grande prosperità, una terra dove scorreva il latte, il miele, e Dio glielo aveva promesso questo. La terra era loro, dovevano solo organizzarsi di come andare a prendere. E come Dio aveva promesso questa terra a loro, sicuramente Dio ha dato già a noi, a voi, le nazioni. Lo so che questo sembra un discorso spirituale. No, Dio già lo ha dato, Dio ci ha dato l'Italia, Dio ha dato Regno Unito, Dio ha dato Cuba, Dio ha dato Brasile, Dio ha dato l'Etiopia, Dio ha dato Napoli, no? Ha dato tutte queste nazioni, questi popoli, no? Che è la nostra terra promessa. Sono queste le nazioni che porteranno la gloria a Dio, la gloria delle nazioni, che porteranno la loro gloria. E noi siamo coinvolti a riportare tutto questo sotto a Gesù Cristo. Amen. Questa nazione ci sembra difficile, questa cultura, come lo è senz'altro, non ci può sembrare in Etiopia o nel Regno Unito o nei nostri paesi, sembra difficile, no? Come dicevamo, a volte ci sentiamo che siamo bullizzati, no? Da un sistema religioso più grande di noi, no? Appena esci di qui, vedi questo monumento, tempio, no? Dici, beh, non siamo nella saletta, no? Sono così grandi, sono così numerosi. No? C'è tanta corruzione in questa nazione, sembra impossibile, no? Non riesco a affrontare la burocrazia di questa nazione, no? Queste sono le cose, i giganti che vorrebbero intimidirci, okay? Ma non dobbiamo vederlo in questo modo, no? Noi dobbiamo vedere questa nazione, i nostri,
nelle nostre nazioni, nei nostri popoli, molti piascone, tutto, ogni cosa verrà sottomessa a di Gesù Cristo. Ecco perché noi chiediamo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dunque, in terra Dio vuole che noi portiamo il regno, quello che c'è in cielo verrà giù. In cielo non ci sono delle cose che ci sono qui, e sono quelle le cose che noi porteremo qui, ok? Perché la terra è nostra. Per avere il latte e il miele che noi raccoglieremo, ci deve essere però lavoro. Il latte e il miele non è una jacuzzi, non è una pozzafemme. Latte e miele che Dio vuole che noi raccogliamo e godiamo, la prosperità che il Signore ci vuole anche dare, latte e miele deve lavorare per avere il latte. Io l'altro giorno stavo dietro una cisterna del latte, altro latte, non so che stavo facendo un raccolto, perché qua tanto latte, no? Però per avere quel latte, tanto latte, ci dovevano essere tante mucche, come si dice? Munte, grazie, scusate. Tante mucche, però quelle mucche munte dovevano essere nutrite. Dunque c'era tanto lavoro dietro queste mucche, no? Veterinari, pulizie, dunque per avere il latte ci deve essere lavoro, per avere il miele ci deve essere lavoro. Pensate che in un chilo di miele ci saranno 10 milioni di viaggi che devono fare le api, non prendendo in conto poi il lavoro che deve fare l'agricoltore. Dunque per avere queste cose che il Signore ci dà, qui abbiamo latte e miele, cari fratelli, dobbiamo lavorare, non verrà così, ok? E come disse Gesù, no? La messa è grande e pochi sono gli operai. I campi sono pronti per la raccolta. E lo sono stati dal tempo di Gesù. E lo saranno fino a che lui viene. Noi non dobbiamo dire è tutto bello, è tutto perfetto. Non dobbiamo illuderci che non ci sono giganti, non ci sono problemi, no? Che non esiste la mafia e che tutto va bene, che l'idolatria che esiste in questa nazione, gente dire di essere credenti ma non credono in Dio. Infatti io 8 su 10 persone con cui parlo dicono: beh, Dio non lo so. Ma veramente, in una nazione che poi vanno a fare dei loro riti, non so, ma non credono, è una nazione incredula questa, quando io non conoscono, non credono nella cosa giusta. E quello che noi dobbiamo fare, non farci spaventare da questi giganti, no? Di queste situazioni, perché ci porterà a dare un brutto resoconto. E Dio odia un resoconto cattivo del paese. Okay? Non vuol dire che non diciamo che c'è la mafia, non diciamo che non ci sono, c'è l'idolatria, la falsa religione, la burocrazia. Esistono queste cose, però non dobbiamo darci un resoconto gli uni gli altri, e specialmente a neocredenti e a non credenti: questo paese è fallito, non ce la faremo, sono troppo grandi. Perché quello demoralizza un popolo, stronca le gambe, e non è il popolo che lui cerca. Lui cerca per quelli con cuore integro, i quali diranno: io posso, non perché io posso perché colui che è me è più grande di colui che è il mondo. È questo che noi, amen? Ok? Allora, Dio odia un resoconto cattivo, parole scoraggianti, nulla avanti per fuori. Ma gli uomini che vi erano, allora, tornarono le 12 spie, 10 dicevano: no, no, non possiamo, sono troppo grandi i problemi. Ma gli uomini che vi erano andati con noi dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato.
dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente alta di statura, e vi abbiamo visto i giganti. Un giorno parleremo di chi erano questi giganti, o almeno delle teorie, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavalletti, e tali sembravamo a loro. Si sentivano, davano un resoconto cattivo. Ma questi sono enormi fisicamente, città grandissime. Noi non ce la faremo, noi siamo della cavalletta, loro ci vedono così piccoli, no? Ma cari fratelli, quello che vi voglio dire è una cosa. Noi non siamo piccoli. Vedete, il diavolo è piccolo così. Dio è infinito. Amen. Capito? Dunque, noi abbiamo Dio. E se il diavolo è piccolo così, non siamo noi le cavallette. Ok? Noi siamo giganti. Soltanto che dobbiamo rinnovare la nostra mente come figli di Dio, scoprendo la nostra identità di chi siamo in Cristo. Al loro rientro dalla terra promessa, 10 spie su 12 fecero un resoconto cattivo, che spaventò il popolo, demoralizzato. E portarono, e questo screditare il paese, portò la gente a mormorare: oh, non ce la faremo, ma dove ci portano Mosè? Ma chi è questo Caleb, questo Giosuè? E che arrivò al punto di dire: togliamoci questo leader, cerchiamoci un altro leader che ci riporterà dove stavamo. E questo succede, se noi mormoriamo e cominciamo a mettere in dubbio il pastore, o la comunità, la fede, no? Devo cambiare chiesa, devo cambiare luogo dove abito, devo andare in Uganda perché lì lo spirito lo sta muovendo, devo andare qui perché c'è più attività. No, questa è la tua terra promessa dove Dio ti ha dato adesso. Non dobbiamo dare ascolto a questo resoconto negativo del paese. No, che non ci sono i problemi, però come Mosè dice: ok, riscrivimi i problemi, ok, vediamo come attaccare, non come fare. Dieci spie su 12 era la maggioranza, però ci insegna che la maggioranza non necessariamente è sempre giusta, perché non puoi votare lo Spirito Santo, non puoi fare una raccolta di firme per dire no a Dio. La maggioranza non vuol dire assolutamente niente. La cosa deve essere in accordo con la parola di Dio e potenziale dallo Spirito Santo. Amen. Ok? 10 su 12 di queste spie dissero no a quello che invece Dio disse di sì. E la ribellione è un peccato. Dichiarando quello che tu non puoi fare, quando Dio ti dice nella parola tu puoi fare questo e devi fare questo, è ribellione. Un cuore incredulo, un cuore duro, è un peccato. Tu dici: beh, l'adulterio è un peccato, l'idolatria è un peccato, uccidere. Ma la ribellione e l'incredulità è un peccato contro Dio. E noi dobbiamo rinnovare la nostra mente, perché quando uno dice: Dio dice questo, ah, non lo so, ma non ci credo, stai peccando, caro fratello e sorella. Perché se Dio dice farete questo, quando fai questo, quando noi preghiamo per i malati, poniamo le mani o cacciamo i demoni o andiamo a fare le opere che il Signore ci ha dato e ci dice di farlo, non farle o non seguirmi o non crederci è un peccato. E Ebrei 3, vorrei che lo posso leggere io, il capitolo 3 degli Ebrei, ascoltate con attenzione quello che dice il Signore. Dice: perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori.
come nella provocazione nel giorno della tentazione nel deserto. Vado avanti nel versetto 12, dice: state attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani da Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Dunque, che il Signore ci protegga dai nostri cuori, dalla durezza del nostro cuore, perché la verità non finisce tutto qui, la verità sta qui, e se tu lo conosci che tu hai questo già dentro di te e attraverso la parola predicata, insegnata, meditata, viene su e ti fa capire chi sei. Quello che ringrazio il Signore, e non è che sto solo dedicando le vostre orecchie, le nostre orecchie, no? Che grazie a Dio, e questo è il pensiero che ho avuto in cuore tutta questa settimana, della fedeltà di Dio e anche la vostra fedeltà nel essere qui, no? Non oggi, ma in tutto questo tempo, come ha pregato la sorella, no? E siete come dei piccoli calabri, ok? È questo che vogliamo a essere, come calabri. Lo sai che cosa significa calabro in ebraico? Cane. Però non nel senso disprezzativo, cane. Quando tu pensi a un cane, che cosa pensi? Fedeltà. Fedeltà? Tenerezza. Come? Tenerezza. Tenerezza. Tenerezza, ok? Fedeltà, tenerezza. Anche protezione. Come? Protezione. Protezione, ok. Cane. Ubbidienza. Ubbidienza. Il cane sta sempre accanto al padrone. Amicizia. Ti guarda. No? Infatti, no? Come il salmista disse, no? Io sto vicino a te come un cane che lecca la mano del... una parafrasi, del cane che lecca la mano del padrone. Questo significa Caleb. E Caleb, avanti per favore. Caleb disse: saliamo subito, subito, e conquistiamo il paese perché possiamo certamente farlo. Questo è il cuore che noi vogliamo avere, continuare ad avere e non mollare mai, malgrado quello che ci sembra e c'è qui fuori. Che ognuno di noi sia un Caleb, che ognuno di noi sia un Giosuè. Un Giosuè cosa disse? Parlarono così, Caleb e Giosuè, parlarono così alla comunità dei figli di Israele. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo, esplorarlo, è un paese buono, un paese molto buono. Ecco come noi dobbiamo parlare di questo paese, ok? Non perché non esistano dei problemi, ma è qua una terra di opportunità, è una terra dove c'è latte e miele, è una terra che dobbiamo lavorare, è una terra che Dio ci ha dato in mano, fratelli e sorelle. Dio cerca persone attraverso il quale dimostrerà la sua potenza. 10 spie portarono un resoconto negativo, 2 portarono un resoconto realistico. Il paese che abbiamo esplorato è molto, molto buono. 10 fecero una terribile fine, perché Dio mandò delle piaghe su di loro, sulle loro famiglie, morirono e la generazione Israele che seguì la menzogna, la ribellione, la durezza di cuore, non è troppo la terra promessa. Dunque, noi vogliamo guardare la parola di Dio, essere fedeli, essere dei calci e andare a conquistare, a lavorare la terra promessa. Perché quei 10 non si resero conto, non potevano vedersi
non potevano capire che erano loro stesso i giganti. Le cavallette erano loro. Non so se vi è capitato mai di accettare cavallette, ma fa così avanti. No? Noi andiamo avanti per fede, noi andiamo avanti con certezza, perché Gesù Cristo ha detto: voi farete opere più grandi di quello che Dio ha fatto. In Atti 10 dice: Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Tu sei il collaboratore di Gesù Cristo, lui ti sta affidando dall'alto questo compito di fare le stesse cose. Soltanto se non conosciamo la nostra identità in Cristo saremo lì. Ok, aspettiamo nel deserto, Gesù tornerà, alleluia, aspettiamo il dondolo d'oro. Non è questo che siamo chiamati a fare, ok? Noi siamo quel popolo creato di cui il salmista stava parlando. E dobbiamo stare attenti a come noi parliamo, come abbiamo detto, a una nazione. Perché, come dice in Proverbi 18:21, morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti, sei tu. Come tu parli ha un effetto su quello che succede. Ecco perché Gesù ci dice: non maledite i vostri nemici, benedite, perché la maledizione c'è una potenza. Vedi, se uno di fuori ti maledice, non può fare niente contro di te, hai lo scudo del Signore. Ma vi ricordate Pietro? L'abbiamo detto giovedì, no? Quando disse alla mia Safira, no? Tu hai detto una menzogna contro lo Spirito Santo, vai in perdizione, no? Sono parole che hanno fatto seccare alla mia Safira. Non era solo per quello, noi dobbiamo stare attenti con le nostre parole. Dunque, questa nazione dobbiamo stare attenti come parliamo, dobbiamo dire le cose giuste. E il Signore ci darà quella sapienza in quel momento, ok? Ecco perché dipendiamo da Lui. Saprete cosa dire, perché io vi mando, no? Ma noi sappiamo una cosa, che non un millimetro di questa terra e cielo appartiene a Sara, appartiene a Gesù Cristo. Noi siamo qui per riprenderci, per entrare in questa terra promessa. E l'altro giorno mia moglie ha dovuto accompagnare il mio suocero in ospedale. Ah, io lo capisco, no? Nel senso, devo andare su a bel colle, no, bel colle, e devo fare la fila, poi c'è il parcheggio, e poi questo, e poi quello, e tutto, la pratica, se ci saranno, non ci saranno, no? Era già partita sconfitta, no? Però il Signore ti sta chiamando te a andare a bel colle. Tu non devi vedere il bel colle e la burocrazia. Tu dici: allora, lo sai che fai? Tu vai lì e cominci a cacciare i spiriti che sono sopra il bel colle, sopra quella burocrazia, pregare per i malati. Ma se non vedi la tua vita attraverso questi occhi, ti fai scacciare, sei una cavalletta, sei un gigante. Non so se mi spiego, cari fratelli e sorelle, e questo viene a me stesso, perché è facile sentire quel sussurro del nemico. Vattene in America, no? L'Australia, o dovunque, no? Lì ce l'hanno i loro problemi, ma i fratelli stanno lavorando per conquistare. Ok? Dunque, ricordiamoci questo. Non dobbiamo dirci: quella persona è troppo malata per pregare, quella persona è troppo pazza per pregare, liberarlo, questa chiesa è troppo piccola. No, noi non vogliamo resoconti negativi, cattivi, non perché pensare positivo. No, noi siamo realistici, questo paese è nostro. Amen. 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 Amen.